It is not very typical work of mine because it is very chaotic. I think film, cinema, television in general is very disciplined media. And with this work, I was really challenging for myself to break this format. Siamo a 34esima edizione, quindi un festival consolidato. Il saluto quindi ad Angelo Signorelli prima di tutto, il ringraziamento, ma anche a tutti i suoi preziosi collaboratori e a questo straordinario pubblico. Grazie e buona serata. Questa un po' spagnoleggiante, la facciamo solo ballare questa. Ci siamo, la posizione può andare bene, fanne tre qua di click. Tocca a voi. Voi siete proprio molto molto preparati a vedere come funziona un po' il discorso dell'animazione. Se voi avete già finito. Il fatto è che io non dall'inizio avevo intenzione di fare un film. Ero interessata a queste due donne e mi faceva piacere vederle, seguirle e stare insieme a loro. Avevo solo pezzi di dialoghi, pezzi di suoni, pezzi di immagini. Perché non potevo mai fare suono e telecamera insieme, ero da solo e dovevo fare o l'uno o l'altro e poi combinarlo in qualche modo. My husband, he's a photographer and he was working with them since they're little, because they're only skaters in town, and he was photographing them 8 years, and once he was preparing to exhibition and I watched all these photographs at our wall, and I watched it, and suddenly I realized that this is a story about Georgia. Sean. Ma vai.
this is a film about love, because all the characters in the film experience this thirst for love and for something important to happen to them, and something exciting, because they have those lives that are a bit stale, and nothing actually happens, so they have all developed this thirst for affection. This is England in particular, was maybe my fourth or my fifth feature film. And it was my most autobiographical film. The little boy in This Is England was based on myself. I grew up in England in the 80s, where there was a lot of problems with racism, and I was, 11 years old. I became a skinhead myself and started hanging with a gang. So it is basically kind of my life story, if that makes sense. This is my first time in Bergamo. It's an amazing festival with amazing beer. One of the films that you're going to see, Where's the Money, Ronnie, was the first film that I ever entered into a competition. It won the competition that I entered it for, it basically won. I was so lucky that one of the judges was a producer in Britain, and he basically got me to make my first feature film. So Where's the Money, Ronnie was a film that kind of changed my life. I'm really proud to bring them here and really love the festival and the beer and the burgers. So thank you very much. Quite a long time I had the idea that would be an interesting sort of a story concept for two people to have a romantic encounter without a mutual language. Important what is not said and what the characters are hiding from each other, and this is, I guess, best visible in very close cinematography, in close-up shots. A paradox is a reason why a story should be told. Well, I guess I'm interested in historical moments that are in some way paradoxical. And of course, when they dropped the atomic bomb on Nagasaki, actually, they did it because it was raining in Kokura, you know. So the bad weather saved their lives, which is a beautiful historical paradox, you know. You always swear about bad weather, and all of a sudden it saves your life. So I was looking for this sort of paradoxes in my latest film. There's another paradox, which is very local, it's a very Czech paradox, that actually the historical event that prevented us from being on the German side, on Hitler's side, and which actually caused that we were on the other side, on the winning side, is interpreted as a national failure. I'm dealing with paradoxes that are interesting enough that they are worth telling. You know, so it gives me the courage to tell the story.
avait ce monsieur que j'ai jamais rencontré, qui m'a invité, et j'ai imaginé, mais j'ai jamais franchi la porte. Donc au début, c'était un petit peu philosophiquement ou existentiellement, cette idée d'occasion manquée, on peut passer à côté de certaines choses, parce qu'on va vers d'autres choses. Esisteva un personaggio reale, però io poi l'ho anche in qualche modo costruito con la mia fantasia. E sono partito da questo aneddoto dell'occasione mancata, questo incontro mai esistito, mai avvenuto, riflettendoci a livello di esistenza, esistenzialistico e filosofico, nel senso di che cosa, di come costruiamo la nostra vita in base agli incontri che accettiamo di fare invece quelli che rifiutiamo. Benim karakterlerim kanlı canlı olmalıydı. Onun için çok uğraştım. Yani ağlıyorsa ağlıyor, konuşuyorsa konuşuyor. Enerjilerini hissettiğimiz, hislerini geçirebileceğini düşündüğüm anları vermek istedim. Generalmente nel cinema turco oggi i ruoli sono presi dai maschi soprattutto, ma in realtà questi maschi non è che parlino molto, non ci sono dei dialoghi seri. Il mio sforzo era qui di utilizzare soprattutto delle donne in grado anche di esprimere le loro emozioni a secondo le vicende vissute. Quindi queste emozioni dovevano essere sentite in modo acuto. Every film school says that do your first film about what you know best, about what you live. So I based my first film on my parents because when I was searching for the idea, I was going from Prague to our little village to have some peace of mind and to find some quiet place to write. But my mother, she talks all the time and she never lets me any quiet time. So, and all her, and she is a home care nurse. So it was very simple. She talks about her work a lot. And well, it took me a while to realize that what she says is way more interesting than anything I could ever come up with. Thank you all to be here. I'm very proud and happy to be here in Bergamo. The film is a bit about tourism. It's my first film, and one of the stories has been inspired by my grandmother. One day, when she was 82 years old, it was Christmas, and she told to the whole family that she just bought a van because she wanted to travel all around the world. It made me understand that sometimes my friends of 35 years old have children, are married, and think their life is over, and my grandmother prove that you can have dreams when you are 80 and you can still realize your dreams. So I think it was a good lesson of life for me. John Belushi, 50 per 70, la base d'asta è sempre a 30 euro. Questo spacca, raga. Questo io te lo dico, spacca. Piacere di presentare questo film che conferma la felice collaborazione tra Bergamo Film Meeting e GAMEC nell'ambito del progetto di valorizzazione del fondo cinematografico Nino Zucchelli. Il film che presentiamo questa sera è Maya Bliseckaja di Vasily Katanian, è un documentario presentato qui a Bergamo alla 7ª edizione del Gran Premio nel 1964 e si aggiudicò il premio di categoria come miglior film d'arte sull'arte. Mm.
before I start to make a film, I'm thinking about the technique I will use for this film, and very often the film idea of the film gives me idea for the technique. So I'm thinking more about making one day making film for children, but the children are, for me, it's most complicated audience. Yeah, then I don't know what I did, because I didn't film that much, but I kind of let our relationship to unravel, and I started filming that. And when I realized that she had a lover and whatever, I thought, okay, I have the film now. So I started filming that. Yeah, that's the question, you know? Like, it's a question I always ask myself. I don't really know. I don't even know if there's a like very easy answer. Like, what was I provoke everything to be able to film it? Or did I film it when I realized it was happening? Because that was the only thing I had left. Kind of keeping the control, what she says, you know? Like making something out of it. Not just watching my life being destroyed, but trying to do something with it. So that's all the relationship between reality and fiction. It's always here. Like, did I provoke everything? Or did I just witness it and try to do something out of it? I don't know. Siamo qui per questo incontro di dialogo, di riflessione sull'opera di Michel Sciascio. E io ricordo con emozione la sua cordialità, il suo senso dell'umorismo e soprattutto questo bellissimo viso, questo casco di capelli bianchi che me lo facevano pensare come un antico romano. Ez különösen akkor megfontolandó, hogyha belegondolunk, hogy egy 50 éves pályafutásról van szó, amely ráadásul ugye a 60-as években úgy indul el, hogy egy rendkívül markáns eredeti stílust hoz létre, ami az európai filmművészetnek is egy nagyon fontos fejezetévé válik. E la cosa interessante ancora che si parla di un arco di 50 anni che parte prima di tutto dagli anni 60, quando fa un'innovazione straordinaria, trova uno stile che diventa principale anche sul livello europeo. So I really, at that moment, I completely fell in love with the cinema of Yancho, because it is for me something like, I don't know, there are directors, there are certain directors, not many of them. If you see a film by them, then you immediately recognize their style, and you have the feeling that you see a kind of redefinition of cinema and of visual language and of what cinema can be. Miklós megszokta, hogy tulajdonképpen ő előre leírja, hogy milyen sorrendben szeretné majd látni a filmet. Una volta è capitato appunto questo film, a proposito di questo film, che lui aveva questo ordine già specifico nella sua mente, lei ha fatto qualche suggerimento, da questo poi è saltato fuori una tale scontro, un tale litigata, che il figlio era preoccupato, pensava che qua divorzio e quindi finisce la famiglia, l'idillio familiare. As any arts, it's a very personal, a very individual. So there must be time which you pay only for yourself. Just every day, maybe 1 hour or some minutes or something, you just stay alone and pay this time for getting closer to your idea, or maybe just take a look at your sketchbook or notebook and just try to restore them and again and look at them and from different point of view and for instance try to make a positive protagonist negative and negative positive. Ooh.
these elements appears in my movies because, or my videos, because I'm making videos and nothing come from nothing, you know, so it need to come from something. So whatever it comes from, it need to be. So I think it's by accident. It's not like by ideology or like some kind of, yeah, there is no like a statement about it. It's just like I didn't invent anything. So whatever I'm copying from could be whatever exists from moving image. Yeah, in the post-war society, of course, role is very important, but what is happening at the moment in Bosnia is that poverty is getting so big that women are left more and more without education and without jobs. I think in Yugoslavian cinema, at least in majority of Yugoslavian cinema, women were most of the time, not always, but most of the time portrayed as mothers or whores. It was very, very, you know, hard to have the female role who has a work and who has something. Though it was kind of emancipatory politics in socialism, I think only this generation of female filmmakers are able to get real stories of women. Du hast mich. Du hast. You know what I'm doing? I'm cheating in documentaries because I'm, you know, manipulating with the reality, and in fiction I'm going to bring a lot of reality. You know, it's a very complex, you know. I started as a fiction filmmaker. I was only a screenwriter, then I made several shorts, then the wars came, you know. I switched from 35, a very comfortable position of the fiction filmmaker and in ex-big Yugoslavia, to an modest documentary from 35 to 16, from 16 to Beta SP, from Beta SP to Mini DV, you know. So my career was going always like this, you know. And then, I was forced to be documentaries. There was no money. We had the biggest inflation in the history of the world. We had embargo, even culture. It was really fascistic, you know. We had the culture embargo. So I made the film in the 1993, and I tried to send it all around the globe, and nobody accepted it. 1995, so the embargo was pulled back, and my first festival was Torino, Cinema Giovani, Primo Premio. But I was sad, you know. Because it's a politics, you know, everything is. And that's why I hate when the authors are becoming the slaves and the servants of the politics, you know. I love my country, but, you know, I'm trying to be a good man, you know. E la retrospettiva, l'immagine anche del festival della 34esima edizione di Bergamo Film Meeting è stato dedicato a Anna Karina. Molto grazie per tutti, a tutti. Je suis très fier et j'espère que vous allez passer un bon moment. Et voilà, vous allez voir, c'est un film, voilà, trois petits voyous comme ça, assez simple et sympathique. On danse même le Madison, et ce qui est assez gai, parce qu'on a répété dans une boîte de nuit, voilà, pas avec toi, hein. Avec Samy Frey et Claude Brasseur, avec qui je joue, et voilà. Et c'est un film de Jean-Luc Godard, bien sûr. Et voilà, je suis vraiment, vraiment très heureuse et très émue
d'être ici avec vous ce soir. Sono molto fiera, molto contenta e molto fiera di essere qui e di vedervi qui in così tanti a un'ora così tarda comunque. E questo mi rende ancora più fiera. Vedrete un film semplice e simpatico, in cui ci sono tre pistelli in cui si balla anche il Madison. Con io ballo Madison con Sammy Frey e Claude Brasseur, abbiamo fatto lunghe prove in sala da ballo e davvero sono molto, spero che vi piacerà, sono molto felice e commossa davvero di essere qui e vi bacio tutti e grazie ancora e buon film. Scusa. Viva Italia. Odile se demande si les deux garçons ont remarqué ses deux seins qui remuent à chaque pas sous son chandail. Et donc j'ai connu Dreyer un peu plus tard d'ailleurs, puisque quand il est venu à Paris à la Cinémathèque, où j'ai connu Jean d'ailleurs, avec tous les autres, Rivette, Romer, etc., à l'époque où j'étais quand même maintenant avec Jean-Luc Godard. Et voilà, quand Dreyer venait à la Cinémathèque à Paris, c'était toujours Jean-Luc et moi qui on allait le chercher à Orly. Roissy, ça n'existait pas encore à l'époque. Et voilà, il était tout content qu'on venait le chercher, alors qu'il parlait finalement très bien le français. Comunque quando lui veniva a Parigi alla Cinémathèque Française dove andavamo tutti, era il periodo in cui io stavo con Jean-Luc Godard ed eravamo io e Jean-Luc Godard che andavamo a prenderlo, anche se lui parlava molto bene il francese e anzi come ha precisato ha fatto dei film francesi, La Passion Jeanne d'Arc e Vampire sono dei film francesi. Beh, justement, alors, pour venir à Dreyer, puisque dans Vivre sa vie, Jean-Luc, dans une scène, te fait regarder la passion de Jeanne d'Arc, qui t'émeut très profondément. Oui, alors justement, parle-en. C'est pour ça que j'avais évoqué Dreyer. Vas-y, c'est à toi. Je me dis, j'ai déjà vu le film à la Cinémathèque avec Falconetti, et elle pleure parce qu'elle pleure pour sa vie, elle est extrêmement émouvante. Et je dis, mais j'ai pensé que ce serait bien que je pleure moi aussi en regardant Falconetti, qui n'était pas sur l'écran parce qu'il n'y avait pas d'image. Alors j'ai pensé très fort à cette scène, et voilà, je me suis mise à pleurer. Voilà. Pas vraiment pleurer en sanglotant, mais juste des larmes qui coulaient comme ça en regardant, en essayant de faire pareil. Quoi. In Vivre sa vie, Jean-Luc Godard ti fa guardare un film di Dreyer, una scena della Passione di Jeanne d'Arc che ti commuove profondamente. Allora, innanzitutto, qui è la risposta, io non vedevo il film naturalmente perché eravamo in una sala cinematografica ma sullo schermo non c'era niente. L'avevo già visto molte volte alla Cinémathèque. E lì appunto mi ricordavo insomma che c'è il personaggio che parla appunto della sua vita, della sua morte prossima e che piange ed era molto commovente e quindi lì mi sono detta beh no, però forse dovrei piangere anch'io insomma e quindi ricordando questa scena così ho cercato di mettermi in empatia col personaggio e quindi di mostrare questa commozione, scusatemi. E comunque questo, come lui rimarcava, è proprio qui c'è dentro tutto Jean-Luc Godard, cioè il cinema e la vita, e il cinema e la vita sono assolutamente legati e assolutamente inseparabili, inscindibili. Dire che essendo stato tra i fondatori del Bergamo Film Meeting
rivederlo 34 anni dopo, penso che nei nostri più folli sogni ce lo immaginavamo così. Cioè una sala piena a vedere un vecchio film hollywoodiano o un film di un giovane finlandese del presente, dico finlandese ma potrebbe essere, avete capito, chiunque. L'idea di Bergamo Film Meeting era questa cosa qua e vederla realizzata è bello. Ecco, il pubblico di Visti da Vicino ha scelto un film che parla di due lavoratrici. Di due lavoratrici che sono, secondo la regola di San Benedetto, ora et labora, lavoratrici nel senso puro del termine. Il film vincitore è Wir können nicht den hellen Himmel träumen, ovvero non possiamo sognare un cielo limpido. L'autrice è Carmen Tartarotti ed è qui con noi e la invito a salire sul palco a ritirare il premio. Sono già stata molto onorata di essere stata selezionata con questo film da tre personaggi così cinefili. E poi, visto che qui a Bergamo c'è un pubblico così sofisticato, anche mi ha molto impressionato. E un'altra cosa che è strana, che la CGIL, io ho avuto da fare con 24 anni quando ho studiato a Francoforte e per guadagnarmi soldi, anche perché mi interessava stare in collegamento con l'Italia, ho insegnato recupero scuola media e così adesso si chiude un cerchio. Grazie. Grazie Angelo, grazie al pubblico e soprattutto grazie al Bergamo Film Meeting che l'amministrazione sostiene, perché riconosce nel Bergamo Film Meeting una manifestazione di altissima qualità che fa della città, nei 9 giorni di meeting, una città internazionale per le idee, per il confronto, per il cinema che porta, quello storico e quello contemporaneo. E quindi siamo felici di sostenerlo. Grazie quindi a tutti i collaboratori, grazie ai numerosissimi volontari di cui abbiamo letto il nome, perché questa è una grande forza, ma la cosa più potente credo sia il vostro pubblico, il pubblico di Bergamo, il pubblico italiano e internazionale che vi segue con passione. Grazie a tutti. Grazie, grazie Nadia. Bene, passiamo alla proclamazione dei premi della sezione mostra concorso. Io incomincio subito con il terzo premio, che va al film Two Nights Till Morning di Mikko Kuparinen. Il regista purtroppo non è potuto essere qui, quindi passo la parola a Chiara che ci leggerà il messaggio. Sono rimasto colpito dall'entusiasmo del pubblico, dalla perfetta organizzazione del festival e dalla vostra meravigliosa ospitalità. Spero di poter tornare un giorno. Il premio del pubblico è il riconoscimento più bello, perché è proprio per il pubblico, almeno per me, che si fanno i film. Quindi grazie ancora a Bergamo. Auguro a tutti voi un bellissimo fine festival. Siamo arrivati al secondo premio della sezione mostra concorso, che va al film Home Care di Slavek Orak. Thank you very much. I just got here yesterday and I've never been to Bergamo before, but it's much more charming than Milan. I just found out. Nobody told me. Buonasera a tutti. È con grande piacere ed orgoglio che Fondazione Banca Popolare di Bergamo Onlus e Banca Popolare di Bergamo sono a fianco di Bergamo Film Meeting nella collaborazione, nel sostegno per la realizzazione di questa edizione. E a differenza dei miei colleghi, che se la sono cavata leggendo i titoli inglesi e non originali dei film, io mi cimento col titolo originale, anche perché è una sola parola, enclava, enclava.
di Goran Radovanovic e ritira il premio alla produttrice Jesenka Radovanovic. Well, hello, I just came instead of my husband. He has to go further. I'm sorry. But, you know, we are working for 20 years together. I'm the producer of this film. And I'm so glad that you like it and that you understand it. Thank you. Non ci resta che salutarvi. E...